Oggi algo di buon vai a contesser, avete cantato. Oggi accadrà qualcosa di buono. E qualcosa di buono è il matrimonio. Il matrimonio è Dio che lo ha inventato. È Lui che si sposa con voi. È Lui che ha deciso questo matrimonio, questa alleanza con voi. E adesso vuole che abbiate questa alleanza d'amore tra di voi. E questo è bellissimo. Perché il matrimonio allora si può rinnovare sempre. Stare al lato di Annalisa ha scelto te, Riccardo, perché vuole mostrare ad Annalisa quanto lui la ama. E la stessa cosa Annalisa, perché attraverso di te lui capisca quanto Dio lo ama. Riccardo e Annalisa, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, consapevoli del significato della vostra decisione. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e ad amarvi ed onorarvi l'un l'altro per tutta la vita. Sì. Io, Riccardo, accolgo te, Annalisa, come mia sposa. Io, Annalisa, accolgo te, Riccardo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo, ti prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. L'anello non ha inizio e non ha fine, perché l'amore non ha inizio, viene da Dio e non ha fine. Il Signore benedica questi anelli che vi donate come segno e simbolo di fedeltà e di amore. Annalisa, ricevi questo anello. Riccardo, ricevi questo anello. Segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Onnipotente, origine e fonte della vita, concedi ad Annalisa e Riccardo un cuore libero, una fede e un amore ardente, perché diventino un cuore solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito.